Buongiorno amici, ma soprattutto amiche di My Own Workout. Come promesso, Zibaldone sotto forma di cellulare alla mano. Stamattina ho già scritto una pillola del coach in formato post. Avevo promesso che in giornata l'avrei riproposta in formato pillola video, perché ad alcuni di voi piace leggere, ad altri piace ascoltare i contenuti sotto forma di, diciamo, podcast, ed eccomi qua. Allora, il tema di oggi andiamo sulle tempo run e corse a soglia nella preparazione della maratona. Oggi vi vado semplicemente a leggere il testo di questa pillola. Allora, le tempo run o corse a soglia sono state costantemente lodate e pompate negli anni recenti, ma personalmente mi trovo totalmente in disaccordo sull'utilizzo di questo tipo di protocolli durante i periodi di costruzione aerobica. Correre a soglia per qualsiasi lasso di tempo è un po' come fare incursione in una gara su strada, e ciò vi assicurerà un doppio effetto. Uno, la deplezione di glicogeno e la fatica muscolare annessa ogni volta che, e due, la fatica muscolare annessa ogni volta che fate questi lavori. In fase di costruzione aerobica, appunto, quello che volete fare è costruire il vostro sistema aerobico e migliorare la capacità di utilizzare le riserve di acidi grassi al fine di tenervi il più alla larga possibile dalla deplezione di glicogeno durante la maratona. Per cui mantenete questo tipo di intensità limitata a brevi parentesi di esercizio per non tagliarvi le gambe. Non fate corse a soglia della durata di un'ora. Questa tempistica è troppo per la maggior parte degli atleti. Quindi, per ottenere gli effetti che state cercando senza mettervi KO e strinarvi, provate qualcosa di questo tipo: 20 minuti di riscaldamento, 20 minuti in soglia anaerobica, 20 minuti di defaticamento. Se siete particolarmente forti da sostenere ulteriore minutaggio aerobico blando e facile, potete aggiungere un'altra fase a tempo nella sessione. Qui l'unica regola è pensare agli sforzi sopra soglia come una piccola inoculazione di quello che avete bisogno. Logicamente, in questi periodi state aumentando in modo misurabile la vostra capacità aerobica, per cui quello che in precedenza era anaerobico, ora diventa aerobico, sebbene le vere zone di intensità aerobica vengano lasciate indietro operando in questo modo. Le tempo runs sono in pratica delle corse al vostro ritmo gara di riferimento sulla maratona. Un buon condizionamento per la maratona è strettamente correlato allo svolgere corse regolari di un'ora a ritmo maratona, tanto quanto fare uscite molto lunghe. Spesso la gente crede che il sistema di condizionamento piramidale, chiamato anche marathon training, significhi esclusivamente corsa lunga, lenta, ma non è così. Si tratta invece di incrementare in modo intelligente e graduale il ritmo aerobico nell'arco di molte settimane, con le uscite settimanali da un'ora sopra menzionate, così facendo progredire gradualmente da
corse lunghe, lente, domenicali, a corse lunghe, svelte, domenicali. Apriamo una parentesi, incrementare, cioè la durata dell'intensità. Andiamo a citare il grande coach Renato Canova. Queste corse lunghe, svelte, tutte in comfort. Dopodiché si andrà a togliere pressione da queste corse nelle ultime settimane di tapering. Le sessioni in soglia anaerobica vanno bene solo, sottolineo solo, se fatte quando un'enorme base aerobica è stata già costruita a priori. Questo concetto si chiama durabilità. Con sessioni specifiche che sono precedute e seguite da ampio minutaggio aerobico supplementare di rigenerazione a bassa intensità, principio alla base dell'allenamento polarizzato. Tali sedute dovrebbero essere intramezzate per sicurezza, eventualmente da una settimana di consolidamento per assicurarsi di metabolizzare al meglio e con ampio recupero, metabolizzarla al meglio con ampio recupero, concetto della supercompensazione. È necessario anche prestare attenzione al reintegro di grassi, carboidrati e proteine subito dopo aver completato queste sessioni. L'idea è quella di transitare con costanza e gradualità verso maggiore intensità in modo sicuro, senza spiacevoli sorprese, e progressivamente spingere la soglia anaerobica verso l'alto, partendo dal basso con queste uscite da di un'ora a tre quarti di sforzo che vi ho appena illustrato. Cosa significa tre quarti di sforzo? Circa il 75% della frequenza cardiaca massima, basandosi sul metodo Carbonen. Ne avevo già parlato del metodo Carbonen in video e post precedenti. Se vi state allenando troppo intensamente e vi sentite un pochettino fiacchi, probabilmente è perché il vostro sistema si trova in un ambiente leggermente acido, male, male. Per il podista comune che vuole verificare tutto ciò, esistono in commercio le aste di misurazione delle urine che vi possono tornare utili per accertarvi se il vostro sistema sta operando in un ambiente alcalino o acido. Bene ragazzi, questa era la pillola di oggi che sono andato a snocciolare sia in formato post scritto, formato articolo, con questo video avete anche lo stesso contenuto appunto in formato YouTube, quindi sia da ascoltare che da vedere. C'è poco da vedere, ma lo potete ascoltare tramite con in stile diciamo podcast. Questo testo lo ritroverete in community con a corredo un grafico sulle zone di frequenza cardiaca parallelamente vedrete nella colonna i vari livelli di sforzo percepito, rifacendoci al grafico del metodo Carbonen su un soggetto tipo, un soggetto da esempio, che ha pulsazioni a riposo di 45, a 45 pulsazioni. Detto questo, vi saluto. La parentesi, la pillola si chiude qui, dallo Zibaldone, questa è una super serie special, Zibaldone special,
Se avete domande, come sempre, scrivetemi nei commenti qua sotto. In descrizione avete tutti i link su cui contattarmi, anche se volete strutturare dei programmi personalizzati basati sui principi che vi ho appena esposto, per avere un prospetto e una pianificazione sensata, equilibrata e di buon senso. Detto questo, vi saluto. Come sempre, allenamenti intelligenti e a bombazza!